Una cosa molto importante, ormai è chiaro che il crowdfunding non è il crowdfunding, cioè è tutto quello che ci sta attorno che è straordinariamente ricco, e una parte di questo che ci sta attorno è proprio la galvanizzazione della comunità interna, attorno al progetto, non solo il gruppo ristretto, ma anche un gruppo allargato. Vedo Biella che ci ha coinvolto tutto nelle serate danzanti, non so cosa hai fatto, non mi ricordo più, ma insomma, i disegni dei bambini, eccetera. E proprio questa, tu hai usato la parola coinvolgimento, che è la chiave di volta dell'esercizio. Ma io pensavo una cosa, scusate, perché purtroppo riguarda la testimonianza personale, pensavo al comune. Quando io sono diventato assessore al bilancio, volevamo fare cose grosse, avevamo bisogno di molti soldi. E io sono stato quello che ha detto, ma andiamo a prenderli dove ci sono, e ho fatto il prestito con la Dillon Red negli Stati Uniti, per 2 milioni di dollari, insomma era un bel prestito, che il comune ha poi regolarmente rimborsato, mi pare ha finito pochi anni, 2 o 3 anni fa, di pagare. Ecco, pensate com'è diverso la soluzione capitalistica di andare a prendere i soldi in America per fare le cose a Milano da quella che ha illustrato lui di prendere i soldi a Milano per fare le cose di Milano. Cioè, voglio dire, c'è una dimensione, come dire, di coinvolgimento politico resa possibile. Perché non c'è niente di più impegnativo del mettere le mani in tasca e darti dei soldi, no? Con i preti, fa girare il sacchettino, no? È un modo di crowdfunding quello lì, no? Mi dispiace.